Ci spiega il titolo della mostra, Spazi incorretti? La mostra cerca di mettere in relazione l'arte con lo spazio dove viene ospitata. E negli ultimi decenni si è sviluppato molto l'arte contestualizzata in uno spazio specifico e lo spazio in questo modo è diventato il luogo che è una specie di cornice dell'opera, come se uscita fuori dalla cornice tradizionale, lo spazio diventa un nuovo elemento di confine. Il rapporto che ci sta tra lo spazio e l'opera è un rapporto che si basa proprio sul contesto, per cui il fatto solo di entrare all'interno della galleria d'arte permette al visitatore di sapere che qualsiasi cosa che si trova all'interno di quell'opera, di quello spazio, è un'opera d'arte. Ed è un, diciamo che lo spazio diventa un nuovo modo di capire e leggere l'arte contemporanea, per cui diventa una specie di barriera, diventa una specie di modo di sia proteggere l'arte dall'esterno, per cui avere più possibilità di realizzare le opere, che anche per il visitatore di avere questa introduzione. Lo spazio incorretto in questo senso vuole mettere un po' in difficoltà, diciamo, un modo di vedere e di percepire l'arte contemporanea. Non tutto quello che si trova poi all'interno è sempre facile, sempre semplice. Spesso l'evoluzione, lo spazio espositivo si mette su un piano sempre di semplificare tutto quanto. Viene semplificato lo spazio proprio come immagine estetica, diventa lo spazio bianco, asettico, dove non c'è assolutamente niente, in modo da evidenziare tutto quello che sta all'interno. La difficoltà che ci si trova è quella di poi trovare una relazione tra quello che si trova dentro lo spazio espositivo e quello che si trova fuori, cioè il rapporto tra il mondo dell'arte nello spazio espositivo e poi il mondo reale. E questo problema poi si identifica con la distanza che si viene a creare tra l'arte contemporanea e il resto della società, il resto di quello che gli sta intorno. È un processo, diciamo, fondamentalmente di astrazione, cioè l'arte contemporanea si sta no, astraendo da un contesto di realtà, no? Più larga della società. E questo processo appunto viene identificato attraverso il luogo dell'arte, che è un luogo che si moltiplica, quasi si può dire più, si clona, perché ogni volta questo luogo è sempre più simile a se stesso, cioè il luogo diventa sempre più un'entità basata sulla ripetizione, sulla uniformità. E che questo è un fattore importante perché da una parte permette appunto, di leggere l'arte contemporanea nello stesso modo in luoghi diversi, per cui diventa proprio un linguaggio, no? Un linguaggio dell'arte che si può avere in qualsiasi luogo, per cui questa uniformità internazionale. E dall'altro poi pone anche un problema sul fatto di come legare in realtà lo spazio espositivo con l'esterno, per cui quali sono i canali di rapporto tra l'arte e poi il mondo reale. Il problema appunto dello spazio come cornice è un problema che si nota soprattutto con la nuova creazione dei musei d'arte contemporanea, che sono sempre musei più sofisticati, elaborati, sono in realtà poi delle mega cornici che servono per, come dire, per contenere l'arte all'interno di uno spazio specifico. E questo bisogno appunto di costruire un confine è sempre più forte, che bisogna sempre distanziare di più, in modo sempre più forte il rapporto tra l'arte,
dove si trova l'arte, dove si può, diciamo, identificare il luogo dell'arte. Sono gli spazi incorretti. Dunque, gli spazi incorretti sono, a mio avviso, gli spazi, se posso usare il termine in generale. Perché? Perché quando con Lorenzo abbiamo, che è il curatore, abbiamo parlato di questa mostra, di questo concetto, insomma, che avremmo dovuto sviluppare, io ho riflettuto sul fatto che a mio avviso non fosse necessario tentare di rendere scomodo lo spazio, perché lo spazio è già scomodo secondo me, che poi è anche il titolo del video, del mio video, che è come rendere scomodo uno spazio già scomodo senza lasciare spazio all'interpretazione, ovviamente completamente ironico. Perché? Perché lo spazio non è una cosa in verità che si adatta a noi, ma è esattamente il contrario. E questo dal mio video è visibile, insomma, in maniera metaforica, nel momento in cui io ritengo che lo spazio sia tanto quello dell'arte, ma in realtà insomma anche quello dell'esistenza, per cui secondo me sì, è vero che una diversa usabilità determina una diversa idea, però insomma io mi sottraggo alla determinazione dello spazio, secondo me quello esistenziale è già piuttosto scomodo. Qual è la natura del suo intervento artistico per la mostra in questione? Ma la natura del mio intervento è, come dire, ironica, o forse ambigua è il termine che meglio la caratterizza, descrive, perché, come ho detto prima, io così mi sottraggo a una determinazione dello spazio, cioè dell'idea, del concetto di spazio, in questa sottrazione a spazio la mia determinazione, insomma, è anche un gioco. E poi mi è curioso, secondo me, il fatto che io mi ci sento proprio un po' in quei panni anche all'interno del mondo dell'arte, insomma, quindi lo ammetto. La tecnologia è diventato un elemento irrinunciabile della vita quotidiana. Come si relaziona a questa? Ma dunque, in termini pratici, ovvero di utilizzo delle tecnologie, devo dire che nell'arte, cioè nel mio lavoro, non ho preferenze, cioè io mi diletto, se posso, in tutti i linguaggi, dal neon al video, però non ho scelto in maniera specifica un linguaggio. Devo dire però che la tecnologia è indubbiamente di grossa influenza, perché secondo me, a proposito di spazio, è lo spazio delle relazioni quello che oggi è il più importante. Lo spazio è sempre contaminato, è sempre interferito dalle relazioni. Questo avviene ovviamente solo oppure in gran parte attraverso le tecnologie. Per cui non si può non tenerne conto, insomma, al di là delle scelte che si possono fare o non fare, posso anche essere un pittore oppure ovviamente o lavorare con strumenti, insomma, più tradizionali, per così dire, ed essere influenzata fortemente dalla tecnologia. Se vi dico spazi incorretti, cosa mi rispondete? Mi viene in mente questa mostra, che è fatta da artisti che hanno voluto rendere lo spazio alquanto scomodo, anche se poi in realtà l'opera d'arte è sempre comoda. Fon, come nasce il vostro nome e poi com'è la vita artistica in coppia creativa? Beh, il Fon è sicuramente l'elettrodomestico che tutti conosciamo, però in realtà è anche un vento caldo che praticamente addirittura in Svizzera crea un aumento di criminalità, quindi è legato direttamente a questa cosa. Qual è il vostro concetto di luogo espositivo? Beh, sicuramente ci deve essere un pubblico, un luogo appunto e un artista che presenta un qualcosa. Una volta avuti questi tre elementi si ha uno spazio espositivo.
Spazi incorretti, che rapporto ha con la galleria d'arte intesa come struttura? Allora, intesa come struttura, come luogo, quindi come spazio dove si produce e cerca di mostrare arte. Mi ci trovo abbastanza bene anche perché il mio modo di lavorare è proprio legato allo spazio, l'intervento su proprio come sono disposti i muri all'interno della galleria oppure com'è la superficie, quanti ambienti ha, quindi mi stimola molto e quindi mi ci trovo abbastanza bene. Come istituzione, diciamo, non ti saprei ben rispondere perché diciamo non lavoro con nessuna galleria in particolare. Ho avuto delle esperienze che sono state importanti, mi hanno aiutato a capire determinate cose, però lì più un discorso che riguarda dinamiche e altri tipi di interventi che non riguarda tanto nemmeno il mio lavoro. Quindi... Mi dà una sua definizione di opera d'arte? Bella domanda. Questa è una di quelle domande a cui penso non si può rispondere, perché per me l'opera d'arte è quando uno è l'energia, è l'intensità, è il desiderio che uno mette nel fare qualsiasi cosa. Poi c'è chi la formalizza in un oggetto, chi la formalizza in un brano musicale, chi la formalizza in un film, non so, chi la formalizza nel rapporto con gli altri, è relativo come discorso. Quanto conta per la sua arte vivere e lavorare all'interno dell'ex pastificio Cerere? Penso moltissimo, perché innanzitutto è un luogo di forte concentrazione artistica, quindi già per un giornalista è una condizione più che favorevole. Poi c'è un clima di amicizia, di scambio sia di idee che di informazioni, è veramente un vantaggio. Poi, approfondendo i rapporti con le varie persone che abitano qui, è anche un po' come frequentare una scuola, come fare dei workshop intensivi, e per non parlare poi del traffico, di gente che va avanti e indietro e quindi uno si può trovare nel momento giusto, nel posto giusto. Spazi incorretti, cosa sono per lei? Beh, spazi incorretti è il titolo della mostra, e gli spazi incorretti, praticamente pensando a cos'è incorretto, bisogna sapere che cos'è corretto. Se uno non sa bene dove sta la correttezza, allora è difficile stabilire il contrario, per cui penso che sia piuttosto uno spazio dove è lecito sbagliare e anche uno spazio dove non ci sono delle soluzioni già date. Spesso una galleria d'arte si configura come luogo di una realtà altra creata dall'artista attraverso il suo modus operandi. Quanto è importante nel suo caso la relazione tra artista e struttura espositiva? Nel mio caso particolare credo che sia importante una galleria come lo sia anche una casa, come lo sia uno spazio aperto, nel senso non ci vedo una restrizione nel lavoro, semmai ampliare gli spazi consente un ampliamento del lavoro. Qui mi interessa questo interagire con gli spazi, e più gli spazi diventano diversi e meno prestabiliti, e più mi consente di iniziare e di evolvere un lavoro. Ci sono degli artisti che ha particolarmente a cuore? Gli artisti che ho particolarmente a cuore ce ne sono molti, e non che sia alcuni per un senso, alcuni per un altro, non ne ho uno in particolare, soltanto degli artisti con cui ho lavorato, che piacciono molto, e poi ce ne sono degli altri che ho lavorato con Franz West e con Jimmy Dura. E poi ce ne sono tanti altri che ho incontrato un po' nel lavoro come fotografo, un po'
indipendentemente che mi interessano, insomma, è anche del passato, ci sono tantissimi artisti, penso sia difficile dire in particolare, potrei dire Bacon come Gerhard Richter, e sono tanti, e ognuno, ce ne sono tanti bravi, ognuno ha una sua forza.